E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, nuovo annuncio ufficiale della Juventus per quanto riguarda ovviamente il lato societario. Quindi è arrivato un annuncio molto importante, è arrivato un accordo firmato molto importante. Io vi leggo giustamente la fonte principale che ha rilasciato questo insomma comunicato. Ma la Juventus negli ultimi giorni ha raggiunto un importante accordo. Va bene, un accordo che non ha a che fare con il campo in questo caso, ma ha a che fare con un'altra cosa, che fra pochi secondi noi andiamo a spiegare. Quindi è un video che non parla prettamente del gioco, quindi del calcio, ma che parla di altri aspetti molto importanti, ovviamente della Juventus. Però, ovviamente, devo dirvi delle cose, devo elencarvi delle cose. E ovviamente che dovete fare prima di questo? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina delle notifiche sempre per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante perché se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, guardate le mie mani, non vi arriva letteralmente nulla. Quindi mi raccomando, fate sta cosa. Allora, la Juventus ha. Ah, e se vi va, seguitemi sui social. La Juventus ha stipulato un contratto di 5 anni con l'agenzia globale di marketing sportivo Two Circles. Quindi, ragazzi, per collaborare al nuovo programma di partnership commerciale. Allora, lo so che questa cosa potrebbe essere appunto molto 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 inutile per molti di voi, ma in realtà è una cosa molto importante perché la Juventus è una società che ormai da anni ha preso un diverso modo di lavorare, nel senso ha assunto una nuova forma, ok? Fino a circa 6-7 anni fa la Juve era solo un club di calcio, ok? Eravamo una squadra di calcio che giocava le proprie partite, che cercava di vincere i propri trofei, eccetera, eccetera. Dal rebranding della Juventus, quindi dal cambio logo in poi, con una serie di iniziative commerciali, secondo me molto importanti, la Juve si è trasformata in una società che ha cercato di fare ciò che all'estero già fanno da tanto tempo, cioè trasformare una squadra di calcio in un marchio, quindi cercare di assumere soldi su soldi su soldi tramite il marchio, quindi porre il proprio marchio nella produzione totale, quindi cercare di essere un nome oltre il campo, quindi qualcosa che non ha a che fare solamente con il calcio. Io l'ho spiegato tante volte anche nei tempi addietro. Quello che voleva fare Agnelli quando era la guida della Juve, cioè portare soldi alla Juve tramite la parte relativa al branding, quindi cercare di valorizzare il proprio marchio, essere una squadra capace di vendere la propria, diciamo, la propria politica, se così vogliamo, anche all'estero. Ora, la Juventus è una squadra che tramite questa agenzia di marketing dovrà ritornare a guadagnare tantissimo. Si parla di varie centinaia di milioni di euro in 5 anni. Si parla di un accordo commerciale, un accordo di tipo economico molto ampio, perché questa agenzia è convinta di poter portare la Juventus agli stessi livelli a cui era fino a 2-3 anni fa. Cioè, loro hanno parlato con la Juventus, hanno stipulato un accordo, hanno detto: non vi preoccupate, perché dal momento in cui firmate per la nostra agenzia, noi comunque lavoriamo in modo tale da portare la Juventus agli stessi livelli di popolarità e di successo a livello economico a cui la Juve era abituata fino a 3-4 anni fa. Non vi preoccupate perché noi siamo specializzati proprio nel vendere il marchio, quindi nel cercare di valorizzare tutto quello che riguarda il marchio. Tanta gente sottovaluta questa cosa. Cioè io vedo che tanta gente che parla di calcio, che si occupa di calcio, questa cosa la sottovaluta un po'. Dice: ma sì, sono gli accordi, sì, commerciali, però che me frega, alla fine a me interessa del campo. Ok, però da tifoso della Juve io penso che tu debba essere, diciamo, che tu debba saperle le cose, nel senso, se tu sei tifoso di qualcosa, sei appassionato di qualcosa, tu devi sapere tutto di quel qualcosa. Quindi, perciò, io sto dedicando un video a questo argomento, perché il successo del campo dipende anche da altre cose. Cioè, non siamo più ragazzi negli anni 80, negli anni 90, dove bastava fare quello che tu facevi a livello calcistico e compravi giocatori, andava avanti così. Era un po' più semplice, se vogliamo, una volta, no? Con il tempo le società di calcio sono diventate dei veri e propri settori, cioè non sono più solo squadre di calcio che vanno in giro e dicono: ah sì, giochiamo la partita, arrivederci. No, sono squadre
importanti di livello assoluto, a livello globale, quindi squadre che possono essere riconosciute a livello internazionale e che per riuscire a trarre, diciamo, riuscire a guadagnare sempre di più, devono affidarsi per forza a questi professionisti, perché se tu non ti affidi a questi uomini, a queste donne che lavorano presso questa agenzia, tu non potrai letteralmente sfruttare quello che tu hai costruito. La Juventus negli ultimi anni ha fatto tanti cambiamenti. La Juve ha fatto tanti cambiamenti, a partire dagli ultimi 14 anni, ti parlo dal 2010 a oggi, la Juve è cambiata totalmente. Cioè, è stata la squadra che ha cambiato tutto praticamente, dal logo in poi ci sono stati dei cambiamenti enormi, anche a livello proprio di prodotti. Cioè, oggi i prodotti col nome Juventus, con il marchio Juventus, con il logo, vengono venduti in tutto il mondo, fanno un successo incredibile, ci sono parametri economici, cioè ci sono cose diverse rispetto a quello che c'era anni fa, ragazzi. Il calcio va avanti, il calcio cambia, ed è normale che una società come la nostra debba comunque stringere accordi di questo tipo. Perciò io ti dico, questo è un accordo importante, è un accordo che ha a che fare con il campo, perché di fatto potresti avere tantissimi soldi da questo accordo, entrano un sacco di soldi, perché comunque loro sono bravissimi. Io mi sono informato un po' su di loro, loro seguono, sono un'agenzia di marketing importantissima, una delle più grandi al mondo, quindi sono bravissimi nel fare quello che fanno, cioè riescono comunque a portarti questo tuo nome in giro per il mondo e riescono, diciamo, a valorizzarti al 100%, cosa che tu da solo non puoi fare, perché, con tutto il rispetto, questa non è roba nostra, ecco, non è il nostro lavoro. Cioè, noi non siamo esperti di, ma cioè, li abbiamo anche, perché sicuramente all'interno della società ci sono anche 3-4 soggetti che si occupano del marketing, ma non sono così, diciamo, esperti da poter costruire un piano totale, capito? Sono dei dirigenti probabilmente bravissimi, certo, ma non hanno oggi la capacità di andare, da questo punto di vista, a far tutto da soli. Ma è normale, non è colpa loro. Cioè, è impossibile affidare un piano marketing a 2-3 persone, a dire portami la Juve nel mondo e fammela avere agli stessi livelli di prima. È normale che da questo punto di vista serva qualcuno di più esperto, di più forte, di più importante a livello globale, per provare a portarti nel mondo. È una cosa che fanno tutti i grandi club, è una cosa che hanno fatto sempre tutti i grandi club del mondo. Cioè, io non credo, da questo punto di vista, che ci sia non credo che ci siano problemi nel fare questo, perché ho letto gente che ha detto ma la Juve, questo accordo non serve. Questo è un accordo importante, per quanto possa non sembrarvi, è un accordo importante, perché se non fosse stato importante non se ne sarebbe neanche parlato. È importante come accordo, è importante per quello che tu rappresenti nel mondo, perché, ragazzi, purtroppo oggi il mondo del calcio è comunque diverso da quello di ieri. Cioè, non puoi pretendere di gestire una società di calcio e basta. Dici, vabbè, ma tanto io sono una squadra di calcio, a me non interessa niente, io voglio fare solo le partite. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Oggi non lo puoi fare. Cioè, parere mio personale, non sei capace di farlo, perché non puoi fare solo quello. Perché se fai solo quello, gli altri non lo fanno. Gli altri fanno tutto e tutti. Quindi si mettono in gioco, cercano comunque di portare. Quindi questo è un accordo che è stato preso per potenziarci, quindi per cercare di avere più denaro in futuro, capite qual è il discorso? Questo secondo me servirà tantissimo, quindi è una cosa che a me piace, e ho deciso di dedicare appunto uno spazio sulla piattaforma. Ho detto, dedichiamo un piccolo spazio a questo argomento, che secondo me può anche interessare comunque, ragazzi. Quindi è un argomento diverso sicuramente dal solito, perché comunque non è che si parla tutti i giorni di questa cosa. Però comunque, secondo me, è un ottimo argomento per provare anche a pensare, no, al denaro, al modo in cui noi possiamo guadagnare, la capacità che abbiamo noi di andare a reclutare. Quindi cercare anche di capire che esistono tanti modi per andare, da questo punto di vista, ad essere più ricchi. Ecco, semplicemente ad essere più ricchi all'interno della nostra società. Voglio sapere un pochino da voi che cosa ne pensate. Cioè, voglio conoscere
sai, un pochino la vostra personale opinione a proposito di questa cosa. Voglio sapere un pochino il vostro modo di vedere le cose, il vostro modo di, insomma, di ragionare. Fatemi sapere, va bene ragazzi, un pochino nei commenti cosa ne pensate. Cioè, voglio conoscere la vostra opinione su questo argomento della Juventus, ragazzi. Ciao, ciao!